Il tema del nostro incontro, Antigone e la legge, è un tema che affonda le sue radici nella classicità, ma che non smette di parlarci, perché effettivamente la tragedia di Antigone è una tragedia che parla all'uomo contemporaneo anche. La tragedia di Antigone è la tragedia che può essere letta in diversi modi, che ha per tema portante quello della legge e del rapporto che dobbiamo intrattenere con la legge. Un tema che non ha smesso di affaticare l'umanità anche in tempi recenti, che fare al cospetto di una legge ingiusta. Ogni legge in quanto tale è giusta e deve essere rispettata. Sono temi che la tragedia di Antigone in maniera dirompente solleva. Io vi proporrò in questo mio breve intervento tre possibili letture della vicenda di Antigone. Tre possibili letture che forse non smettono di parlare anche all'uomo contemporaneo, se solo sappia porsi in ascolto. La tragedia di Antigone, come sapete, per come viene messa in scena, da Sofocle, è la tragedia che narra di colei che si oppone. Antigone, fin dal nome, indica un'opposizione, nata per opporsi, per essere anti, per essere contro. Ed è la vicenda tragica di uno scontro irrisolvibile se non con un epilogo catastrofico, è lo scontro tra colei che vuole dare degna sepoltura al proprio fratello Polinice e il potere di Creonte, il potere di Tebe, che non può dare sepoltura a Polinice, dacché Polinice è morto dando assedio alla città di Tebe. E quindi come risolvere questa antinomia? Possiamo utilizzare tranquillamente questo termine, antinomia, uno scontro fra due diverse leggi, tra due diverse leggi, ciascuna delle quali figura come superiorem non recognoscens e quindi non può che porsi in maniera assoluta senza accettare l'altra. Dare degna sepoltura al proprio fratello, come la legge della famiglia richiede, o negare la degna sepoltura a chi ha dato assedio alla patria, come la legge dello Stato richiede. E quindi abbiamo nella vicenda di Antigone tre possibili letture, almeno che voglio qui brevemente evocare. Anzitutto la lettura che è stata resa celebre da Hegel, che interpretava la vicenda di Antigone come lo scontro irrisolvibile tra due sfere diverse dell'etico, la legge della famiglia contro la legge dello Stato. Hegel dice che hanno ragione e torto entrambe. La legge della famiglia e la legge dello Stato nel pretendere la propria assolutezza. E quindi hanno ragione e torto entrambi, Creonte e Antigone. Hanno ragione entrambi perché fanno valere la legge specifica che compete a ciascuno di essi. Ma sono nel torto tutti e due perché affermano univocamente una legge che non può essere accettata dal punto di vista dell'altro. E quindi questo enigma deve necessariamente trovare una soluzione tragica, che nella narrazione Sofoclea si compie con il gesto con cui Antigone prova a dare sepoltura, butta della polvere, della sabbia sul corpo del proprio fratello e poi alla fine si impicca, come sapete, una scena disperata della morte della protagonista. Quindi una prima lettura è quella del rapporto fra il potere e la famiglia, tra la legge dello Stato e la legge della famiglia, e questo dilemma continua a emergere. Quante volte emerge questo dilemma? Anche nel nostro presente. Capita non di rado che lo Stato ci chieda di fare delle cose per legge che entrano in conflitto con la legge della famiglia. Pensate a un caso, il caso di questi anni di emergenza epidemica, anche che fare fino a dove la legge dello Stato può entrare in conflitto con la legge della famiglia. E questo è un tema a tratti irrisolvibile. Noi diamo per scontato che lo Stato possa prevalere sulla legge della famiglia, ma non è così nella cultura occidentale. Non è così. La vicenda di Antigone è lì a segnalarci che non è così, che solo tragicamente si può risolvere questo conflitto. Solo tragicamente si può risolvere.
ogni qualvolta lo Stato, se ne sta discutendo anche in queste settimane, come sapete, l'idea di introdurre forme di obbligatorietà legate alla vita dei più piccoli, ecco, dove inizia la famiglia e dove inizia lo Stato, eh? Con questo non sto dicendo che, se no, assumerei immediatamente la parte di Antigone, sto dicendo che è una aporia e quindi è troppo facile pensare di risolverla in maniera univoca, come se lo Stato potesse introdursi in automatico nella famiglia e scardinarne, per così dire, i presupposti. Il passaggio dalla vita familiare alla vita pubblica dello Stato è un passaggio che può avvenire per gradi. Hegel, non per caso, che è l'autore che meglio ha interpretato questo dilemma, analizzava il passaggio dalla famiglia allo Stato nei lineamenti di filosofia del diritto, analizzando la scuola, il ruolo della scuola, che è esattamente la cerniera tra famiglia e Stato, tra famiglia e società civile. La scuola è quel luogo in cui non si è più semplici figli, ma al tempo stesso non si è ancora cittadini in senso pieno, si è in una posizione anfibia, ci si prepara alla vita pubblica e al tempo stesso si è ancora parte della famiglia. Ecco, questo è un primo nodo problematico su cui dovremmo tornare a riflettere. È un nodo problematico su cui dovremmo tornare a riflettere. Quando il potere pubblico ci chiede di far correre ai nostri figli dei rischi nel nome della salute pubblica e dello Stato, non si ripropone forse questo dilemma? Quale padre di famiglia accetterebbe di sacrificare potenzialmente il proprio figlio in nome della salute pubblica? Capite bene che è un dilemma niente affatto superato. Io penso, per usare un esempio da manuale che si fa, che se un treno, per ex ipotesi, stesse andando dritto verso vostro figlio e voi con una leva poteste dirottarlo verso 100 persone sconosciute a voi, io penso che nessuno di voi esiterebbe a tirare quella leva. E questo è il conflitto fra la sfera della famiglia e la sfera dello Stato, anche se vogliamo. È un paradosso del nostro tempo, ma qui ci allontaneremo molto, il paradosso per cui ci viene chiesto di amare il più distante, ad esempio. La legge di natura, ci direbbe Antigone, è quella per cui si ama per prossimità. Non puoi chiedermi di amare lo straniero più del figlio, della moglie, dell'amico o del concittadino, ma non perché si abbia qualcosa contro chi è estraneo, niente contro chi è estraneo, ma semplicemente perché è legge della vita amare per prossimità. E quindi è del tutto evidente che nessun padre, dovendo scegliere, e auguro a nessuno di non trovarsi in questa scelta, se salvare il proprio figlio in acqua che sta annegando con il mare in tempesta è un bambino sconosciuto, nessun padre, dovendo scegliere, salverebbe lo sconosciuto. Potendo tutti e due, ovviamente, ma dovendo necessariamente scegliere. Ecco, questo è un primo grumo problematico. La seconda possibile interpretazione riguarda il conflitto fra la legge di natura e la legge positiva. Antigone oppone alla legge positiva dello Stato la legge di natura. C'è un conflitto fra le due. Non ogni legge, in quanto posta dal potere, che pure ha il potere di porre la legge, è in quanto tale giusta. Questo è un tema su cui bisogna tornare a riflettere. È il vecchio conflitto fra jus naturalismo e jus positivismo. Dal punto di vista jus positivista, la legge è una questione di validità, non di verità. Auctoritas, non veritas, facit legem. È l'autorità che fa la legge e la fa non sulla base di una presunta verità racchiusa nelle cose stesse, nella natura o nella legge divina. Le fa perché le pone. Le pone. Ecco, Hans Kelsen, l'autore che più ha sviluppato questa dottrina nel Novecento, immagina una Grundnorm, una legge, una norma fondamentale da cui derivano tutte le altre. Ma il diritto naturale invece ci dice che ci sono delle leggi di natura, delle leggi della ragione, delle leggi divine dal punto di vista cristiano, alle quali deve ispirarsi il diritto positivo. E ove si dia un conflitto fra i due,
È alla legge di natura che bisogna richiamarsi. Tommaso d'Aquino, che è l'autore che forse potremmo assumere come esempio di una concezione più strutturata in questo senso, ci spiega che ove il regnante rispecchi con le leggi poste la lex divina, allora quelle leggi sono giuste e vanno rispettate. Ma ove il regnante, che in quel caso diviene tiranno, con le leggi che pone in essere, violi la legge naturale, è non solo lecito disobbedire, dice Tommaso d'Aquino, ma anche compiere il tirannicidio. Quindi dovremmo anche rivedere la nostra immagine un po' decaffeinata degli autori medievali, presentati come semplici pensatori con la tunica monacale. Ecco, sono pensatori che, ma non è il solo, non è il solo a teorizzare il tirannicidio Tommaso d'Aquino. Perché? Perché la legge deve rispecchiare la legge divina. Ecco, la tragedia di Antigone è questa, è una legge che Antigone percepisce, la legge di Creonte, come non rispecchiante la legge naturale che prevede che si dia degna sepoltura ai propri morti. Anche in questo caso ritorna il conflitto fra legge positiva e legge naturale. Le leggi possono essere giuste se rispecchiano il diritto naturale, come dicevamo, possono essere valide se vengono poste anche in essere dal potere stabilito, e possono essere efficaci se vengono anche rispettate. Abbiamo sicuramente una miriade di leggi che sono giuste e valide, ma non efficaci perché non vengono rispettate. Il Novecento, ma non solo esso, ci ha insegnato di molte leggi che erano valide perché poste in essere, efficaci perché venivano rispettate, ma non erano giuste. E in quel caso era nel vero non chi rispettava la legge, ma chi si opponeva. Ragion per cui l'argomento che ancora oggi viene talvolta squadernato, secondo cui chi viene accusato di crimini, genocidi o azioni orrende prova a discolparsi dicendo: ma io stavo rispettando la legge, trova immediatamente una controrisposta: tu stavi obbedendo alla legge positiva, ma violando quella naturale. E quindi questo è un altro tema degno di attenzione, direi, nel nostro presente, distinguere le componenti della legge. Ma pensate a proposito della legge naturale che prescrive di dare sepoltura ai morti, legge naturale, legge della famiglia, diremmo hegelianamente. Giambattista Vico nella Scienza Nuova dice che noi siamo diventati umani, humus si diceva prima, humus è la terra, ma è anche ciò da cui deriva humanitas. Noi siamo diventati umani nella misura in cui abbiamo iniziato a dare sepoltura ai nostri morti. Umare, dare sepoltura, dice Giambattista Vico nella Scienza Nuova. Potremmo leggere l'antitesi nella modernità tra Giambattista Vico, l'autore che prova a pensare l'elemento tellurico dell'identità, e invece Francesco Bacone, che pensa l'elemento marittimo dello sradicamento. Nella prima parte della Scienza Nuova di Giambattista Vico c'è l'aratro come simbolo del radicamento tellurico. Sul frontespizio del nuovo Morganum di Bacone troviamo invece i velieri inglesi che solcano i mari, il commercio, l'elemento del mare, dirà Hegel, e poi dopo di lui Carl Schmitt, l'elemento talassico dell'apertura al commercio. Ecco, Giambattista Vico dice che noi siamo umani nella misura in cui diamo sepoltura ai morti e ci stabilizziamo ove essi sono. Cosa capita quando la legge nega il diritto di dare sepoltura ai morti? Come è accaduto con Creonte, come è accaduto più recentemente nel nostro presente, 2020, i morti che non venivano seppelliti. E lì è la sconfitta ex post di Antigone. Abbiamo rinunciato a dare sepoltura ai nostri morti, tradendo Antigone, e l'abbiamo fatto per paura essenzialmente, noi stessi di morire. Per paura di morire abbiamo rinunciato alla nostra stessa umanità. Questo è un altro aspetto. Vengo al terzo punto rapidamente. Antigone è l'eroina della resistenza, dell'opposizione, è colei che dice no. Potremmo leggerla nel nostro presente come
un antidoto rispetto alla resilienza, che invece sembra essere la virtù degli ultimi uomini dell'odierna cosmopoli a mercificazione integrale. La civiltà dei consumi oggi ci vuole resilienti. Il resiliente, al cospetto di Creonte, obbedisce senza batter ciglio e trova anzi in quell'obbedienza, gravida di cadaverica accettazione del potere, una sorta di compiacimento nell'obbedire e nel sentirsi maturo, accettare il mondo pensandolo immodificabile e trovando anzi nella mobilitazione delle proprie risorse interiori un motivo di crescita. Questo dice la resilienza, che è una parola che piace ai nuovi Creonte, evidentemente, no? Creonte avrebbe voluto un Antigone resiliente, proprio come oggi vogliono con i loro piani politici individui resilienti. Resilienti. Bisogna essere resilienti, cioè accettare cadavericamente ciò che il potere ci chiede, fosse anche di non dare sepoltura ai nostri morti. Antigone dice no, invece. Il gesto di Antigone, come dice il suo nome, è quello di una resistenza, di una indocilità ragionata. La forza di Antigone è nella sua capacità di dire di no, di opporsi, fino alla morte. Antigone si oppone fino alla morte in nome di una legge di natura che non può essere violata. E questo è un altro aspetto su cui varrebbe la pena ragionare. La paura di morire non può determinare la perdita della vita stessa, che è sempre una vita dignitosa e libera. Questo ci insegna Antigone anche. Oggi abbiamo bisogno di ripartire da figure come quella di Antigone, che sappiano dire di no, che sappiano, di fronte a una legge ingiusta, opporre la loro resistenza, testimoniando in prima persona, perché di questo si tratta. Quella di Antigone è un'opposizione vissuta in prima persona. Il vero coraggio è quello di chi agisce con il cuore, come dice la parola stessa, mettendo se stesso in gioco nelle proprie scelte, come fa Antigone, dando l'esempio vivente con la propria azione. Di questo vi è bisogno più che mai, io credo, oggi, in un tempo in cui effettivamente sembra prevalere una sorta di deresponsabilizzazione costante, a ogni grado. A livello del potere, perché sono i mercati a infliggere supplizi, non ci sono mai visi e nomi concreti, e anche a livello della sopportazione generale di questa contraddizione concretissima, di questa astrazione, che è l'astrazione massimamente concreta, in verità, che si chiama capitalismo, che continua a produrre miseria, sfruttamento, contraddizioni, che si predica come privo di alternative, there is no alternative, sopportate il mondo. Nuove Antigone, sopportate il mondo perché, anche se è traumatico e contraddittorio, non ci sono altre possibilità. Quindi, lasciate ogni speranza voi che entrate. Ecco, quindi queste tre dimensioni credo possano essere lette congiuntamente anche e restituirci un profilo critico rispetto a un presente in cui effettivamente viviamo nel dogmatismo per cui la legge è sempre in quanto tale giusta. Abbiamo dimenticato il fatto che ci sono leggi che e ci sono anche oggi. Non solo dicevo leggi che sono giuste e valide ma non efficaci, ma ci sono anche oggi leggi che sono valide e più o meno efficaci, ma che non sono giuste, che cozzano contro la ragione. Una legge che discriminasse gli esseri umani sarebbe perciò stesso una legge magari valida ed efficace, ma ingiusta e quindi non degna di essere rispettata da un punto di vista di Antigone. Dal punto di vista dei nuovi resilienti, invece, è la legge, quindi bisogna obbedire. Ecco, quindi da Antigone, il fabula docet che traiamo da Antigone è la riscoperta di una virtù antica quanto Antigone, almeno, che è quella di dire di no. Un gesto semplicissimo in realtà, almeno quanto la semirotazione del capo in cui si esprime il no, eppure sempre più rara. Oggi viviamo invece in una sorta di rovesciamento della figura dello scrivano Bartleby. Voi sapete che la figura dello scrivano Bartleby in Melville dice sempre di no. I would prefer not to, è la sua formula rituale di rifiuto. I would prefer not to si apre con una garbata formula di cortesia e si chiude con un no secco.
La tribù dei resilienti contemporanei invece dice sempre di sì, quali che siano le richieste fatte dal potere. Ecco, di qui l'esigenza di ripartire da Antigone.